La Spes Praia Volley conquista il derby del Tirreno Cosentino, confermato il risultato per 3-0 dell'andata contro la DRS Elio Group Cetraro. Gli uomini di mister Borrelli hanno dato prova di forza e maturità contro gli esperti cetraresi che a tratti hanno dimostrato le difficoltà che stanno affrontando in questo campionato. Bene i singoli della Spes, ma il gioco di squadra è stato determinante per riuscire a conquistare bottino pieno. Abbiamo giocato una buona partita, il primo set siamo andati un po' in difficoltà e l'abbiamo recuperato come il terzo ancora di più, la rimonta è stata più netta, però sapevamo che dall'altra parte ci sono giocatori di esperienza che hanno giocato anche in categorie superiori che ci davano filo da torcere, infatti era una partita aperta a tutti i risultati, il fattore campo in queste partite non conta molto perché quando ci sono giocatori che sanno quello che devono fare è difficile giocare. Comunque sono contento della prestazione dei ragazzi, hanno fatto per questa volta sono contento perché hanno fatto quello che gli ho chiesto in settimana. Rammarico dalle file del Cetraro che non riesce a essere continuo nelle prestazioni e che in alcuni break mostra un'evidente mancanza di energia. Purtroppo noi soffriamo di questi cali, siamo dei ragazzi che purtroppo durante la settimana lavoriamo, quindi anche gli allenamenti sono ridotti, ecco, quindi ci sono momenti che possono capitare queste cose, purtroppo. Stanno anche nella pallavolo, teniamo la sportività, hanno giocato meglio di noi, è giusto che sia così. Quest'anno abbiamo come obiettivi playoff, però penso di rientrare in questa categoria. La classifica ora a fronte dell'abbandono del campionato di C da parte dell'Estro Volley è stata modificata. Spes e Cetraro ora si contendono il terzo posto pari merito a 22 punti, a meno 6 dalla seconda pallavolo Milani. Senza freni invece la Volo Virtus Eureka che ha vinto anche ieri a Castrovillari confermandosi leader di questo torneo.